Eccoci qua, siamo alla prima gara dell'anno, 50 km in Val d'Orcia, Tuscany Crossing. Punta fatta, tra poco si parte, vediamo un po' cosa ci portiamo a casa a questo giro. Uno di loro, Roberto Madia, ha detto ma li aspettiamo comunque, quindi se c'è qualche foto in più da fatela tranquillamente, perché davvero se la giornata è come promesso dal meteo è qualcosa che diventa importante. E si parte. E come dice qualcheduno, oggi ci si diverte. Vediamo se riesco a trasmettervi un po' di immagini che ci sono da queste parti dentro uno spettacolo, fuori altrettanto. Oggi ho attivato la strategia Pace Pro, vediamo se funziona. So quello che ho fatto per arrivare qui, ma quindi sono tranquillo. Guardate un po'. Simona, il guado non c'è. Lo mettono così tanto per dire un qualche cosa, ma non è che ci sia un guado da fare. E andiamo a guardare, dai. Via. Vai, vai. Ah. Che bello. Ci voleva per svegliarsi un pochino stamattina. Esatto. Ah. Bellissimo. Non c'è il guado, Simo, tranquilla. Ho su ancora l'antivento, ma credo lo toglierò a breve, perché comincio a sentire un po' di sudore che ristagna. Anche se l'arietta è ancora bella frizzantina. Primo ristoro andato. 12 km, buono. Della strategia. Sì, 12.
ci riesco a portarmi dietro. Ne sono venuto con un po' di amici. Ah. Poi sono venute anche le mogli. Ma con te? Sì, sì, sono. Ah, sono in giro anche loro. Ne uno davanti e sono quattro dietro. Mi hanno portato anche le mogli che fanno a 14 km. Anche mia moglie, difatti. Sono riuscito. Eccomi qua. Siamo a 23 km. 2 ore e mezza di gara. Panorami. Boh. Devo dire, spettacolari. Se ho capito bene dalla strategia, sono 27 minuti in anticipo rispetto al programmato. Vediamo se lo manteniamo. Siamo poco meno di metà gara, quindi è una storia ancora tutta da scrivere. Però guardate qua, qui c'è il divertimento. Chi se ne frega del resto? Non è vero, un po' mi interessa anche il resto. Anche il crono vuole la sua parte. A dopo. Non è montagna, però i panorami ne valgono comunque la pena. Dai, guarda qua. Siamo proprio in un brutto paese. 3 ore e 27 discesona, orribile, bellissima, bella. Direi che queste gare sono quelle che piacciono a me, poco tecniche, molto corribili, non tanto per il corribile ma per il fatto che le strade sono non tecniche, però il brivido che mi dà la montagna è tutta un'altra cosa. Bello, me la sto godendo questa gara. Siamo al secondo guado, eh? Grande Simo! Bello! Comincio adesso a sentire un po' la fatica, nulla di grave. Al prossimo ristoro tolgo qualche sassolino che ho nella scarpa e testa bassa fino al traguardo. Adesso siamo a 37 km e 4 ore e 12 minuti di gara. Direi che va egregiamente. Mi piace, la testa c'è tutta, sono a posto, sono contento. A dopo. Simona, siamo al terzo guado, eh? Ma non ce n'è di guadi. No, no. Grande. Mi hanno detto, no, ma va, non ce ne sono di guadi. No, è il terzo. Ciao, buona giornata. Dai, fammi sapere quando la finisci. Vai, ciao, Lore. Terzo guado, siamo a 43 km, 4 ore e 55. Ma, qualche idea, cominciamo a farcela. Piedi belli freschi. E adesso... via, prossimo ristoro, puliamo le scarpe. Ci siamo, ogni tanto sì. Là dobbiamo arrivare e mancano una cinquina di chilometri. Ci siamo. Siamo io e Marco, e non è un'allucinazione. Anche lui è Marco. Siamo due Marchi. E siamo... Bravo, bravo. Oh. Allora va, e allora... Marco, bisogna tirare allora. Allora 5.45. Sì, sì. No, perché se arriva lui mi sa che fa un po' il mascalzone e ci beve anche le nostre. Così, c'ha la faccia. Che assetato. Ah, 50 io. Ah, ustia. Allora la beviamo prima noi. Facciamo che te la beviamo noi la tua, eh. Va bene. Se trovi il bicchiere vuoto è il nostro. Va bene? Non ho pagato, almeno magari. Ui, occhio. Goditela, eh. Ciao.